Appuntamento con Voci dal Cilento. In primo piano le notizie in breve dalla provincia di Salerno con la rubrica Info Salerno. Partiamo da Sarno. Un incontro con Rete Ferroviaria Italiana si è svolto per la presentazione del progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria di Corso Vittorio Emanuele dell'area circostante. Il progetto prevede, tra gli altri interventi, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'adeguamento dei marciapiedi e l'installazione di ascensori. A Nocera Inferiore è stato pubblicato l'invito a presentare manifestazioni di interesse per l'insediamento di attività produttive sul territorio comunale o per l'ampliamento di attività già esistenti da inserire nella nuova componente operativa del PUC. La trasmissione della manifestazione di interesse deve pervenire entro le 12 del prossimo 10 luglio. Il Comune di Agropoli rinnova anche per il 2023 l'iniziativa Spiaggia Solidale. Viene riproposta su un'area demaniale in località San Marco, in adiacenza allo stabilimento balneare Raggio Verde. L'iniziativa è rivolta a persone con disabilità, ma anche ad associazioni o enti del terzo settore per disabili e per minori a rischio. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e sedie, con discesa a mare idonea che consente di entrare in acqua e fare il bagno. Due panchine inclusive sono state installate in piazza Mendola a Battipaglia. Si tratta di un dono dell'associazione Con le mani di Rosi al comune. La panchina inclusiva serve a mettere al centro dell'attenzione la persona disabile e a renderla parte della comunità. La prossima iniziativa di Con le mani di Rosi è l'acquisto, appena sarà possibile, di un'auto per persone disabili da donare alla comunità di Battipaglia. A Secignano degli Alburni è inaugurata la nuova Piazza Verde, località Macchitelli. È stato sempre un sogno dei cittadini di Macchitelli e delle località circostanti quello di avere una Piazza Verde attrezzata con parco giochi, panchine, fontana e aiuole. Una richiesta che sopraggiungeva da tanti anni e che l'attuale amministrazione comunale, sin dal suo insediamento, ha preso a cuore riuscendo a sbloccare dei fondi accantonati da anni. Vi ricordo come sempre il sito infosalerno.it con tante notizie dalla provincia di Salerno e spesso anche dalla regione Campania. E adesso parliamo di infrastrutture. Vi propongo infatti un'intervista realizzata a Radio Alfa al sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa sul progetto per la riqualificazione della viabilità nella zona ZES di Fisciano Mercato San Severino. Sì, un progetto importantissimo. Che interessa tutta la nostra area industriale di 5 milioni di euro, tra l'altro il progetto già è in gara, che scadrà fra 10 giorni, i lavori inizieranno già entro il 31 dicembre 2023, un progetto che prevede il rifacimento di tutto il manto stradale dell'area industriale, l'allargamento delle strade che non sono percorribili a doppio senso, la realizzazione di una serie di rotatorie che miglioreranno la viabilità dell'area industriale, quindi un progetto importante che ci consentirà di fare un ulteriore passo avanti verso il miglioramento della nostra area industriale, il miglioramento degli operatori che la vivono, un miglioramento anche di tutta la città. Assolutamente, perché le ricadute poi saranno appunto su tutta la città, su tutto il territorio, che è già un territorio importante, con una zona industriale insomma importante appunto in riferimento a tutto, sì, il resto della provincia. Sì, prima della provincia di Salerno, per numero di insediamenti e per numero di addetti, tant'è che ormai è satura, non abbiamo più possibilità di insediare nuove attività, questo al di là per l'aspetto logistico e di servizi che diamo, anche e soprattutto per il fatto che è una zona economica speciale, quindi ci sono una serie di agevolazioni a chi viene a investire a Fisciano. Stiamo preparando con l'ASI il nuovo piano consortile che prevederà un ampliamento della zona industriale, dando la possibilità ad ulteriori attività di venire ad investire sul nostro territorio. Una zona dunque che si conferma sempre più appetibile appunto per nuovi imprenditori e, come dicevo prima, le ricadute, le conseguenze insomma sul piano economico saranno non soltanto per queste imprese ma su tutto il territorio, che insomma ha una sua importanza anche per l'Ateneo, per tante altre motivazioni insomma. Sì, un territorio che ha una sua importanza, come si diceva, per la vicinanza che anche l'area industriale con l'università e le collaborazioni che stiamo mettendo in campo, creando una vera e propria rete tra istituzione comunale, università e area industriale, per consentire anche una serie di ricerche che prima venivano fatte in Atenei lontani da Fisciano, ma anche
la possibilità occupazionale che diamo ai concittadini del nostro territorio e a varie misure che abbiamo messo in campo per incentivare questo, come il credito d'imposta per tutti gli imprenditori che assumono cittadini di Fissano, hanno delle agevolazioni sulla tassa dei rifiuti, quindi anche noi stiamo facendo la nostra parte per rendere Fissano sempre più attrattiva. Finisce qui questo appuntamento che trovate su vocidalcilento.it insieme a tutte le puntate di Voci dal Cilento e tante notizie che riguardano naturalmente il territorio salernitano. Vi ricordo la nostra mail info@vocidalcilento.it e vi invito a seguirci sui social e ad iscrivervi al canale YouTube. Grazie per l'attenzione, a presto.